Cari amici dell'Inchiostro Fresco, buongiorno. Siamo a Cosmolandia, che non è un'isola sperduta di un mare tropicale qualsiasi, non è nemmeno una località di giochi, ma è semplicemente, anzi forse meglio, un'agenzia turistica. Cosmolandia, bello il nome. Ci troviamo nel centro storico di Novi Ligure, in via Roma, e qui davanti a me abbiamo Roberto. Ciao. Ciao, mio carissimo amico capriatese doc. Capriatese doc, che noi capriatesi stiamo colonizzando. Novi Ligure. E siamo nella sua agenzia e oh guarda, c'è una copia dell'Inchiostro Fresco, casualmente. E subito rivolgiamo questa la prima domanda. Roberto, come ti è venuto in mente di aprire un'agenzia turistica? Allora, sicuramente dalla passione per i viaggi. È stato, abbiamo viaggiato, abbiamo visto parecchio mondo. Da lì, dalla nostra passione mia e di Chiara, che è nascosta di là dietro, è venuta questa idea di dire: perché non mettiamo a disposizione di tutti quello che sappiamo e apriamo un'agenzia? 10 anni fa ormai sono passati. 10 anni fa. E vediamo come va. E per fortuna abbiamo avuto parecchio riscontro. Quindi è stata un'idea che ha avuto successo. Ha avuto successo. Praticamente, per riassumere, hai unito l'utile al dilettevole. Hai fatto diventare una tua passione un lavoro. Ecco. E questo che è la cosa migliore. Del lavoro ci devi mettere passione. Esatto. Di qualsiasi lavoro esatto. Che fai. Perché si associa sempre l'idea del lavoro alla fatica, alla rabbia, e invece il lavoro deve essere visto e considerato che grosso modo i 3/4 di una giornata uno se li passa a lavorare, è anche di più, perché poi quando la passione io lo vedo al giorno, deve diventare anche un fattore di divertimento, no? È una cosa che ti devi dire, sto qua, poi mi piace quello che faccio, sentirsi appagati. Anche perché appunto tu viaggiando, prima di mandare i tuoi clienti, vai a vederli, ti rendi conto, l'albergo. Testo comando gli alberghi, i posti, le spiagge, tutto quello che c'è, il mangiare. Il mangiare, infatti vedo che qualche chilotto lì mi sa che devi stare attento. Per gli altri. Dimmi un po', quest'estate sei stato? Siamo stati in Grecia. Abbiamo visto 4 isole un po' meno turistiche, Simos, Serifos, Kimolos e Sifnos. Sono bei posti. Sono bei posti, mare splendido, tranquillità, ce la consiglio a tutti la Grecia. Ideale. Mi avevi mandato poi un link anche da Granada. Io l'avevo fatto sul posto per far vedere un po' a tutti, in diretta, un po' la spiaggia, poi il posto com'era. Bene, bene. E invece a livello, diciamo, ma sei stato anche negli Stati Uniti, no? Che avevi fatto anche, sei stato 40 giorni in California, sognando California. California, in Nevada, in Arizona, in Utah, sì, abbiamo girato mezzo mondo. In California noi Cassulo abbiamo dei parenti. Dalla zona di San Francisco, San Francisco, c'è una comunità italiana ben radicata lì. Ne abbiamo anche in Florida, ad Orlando. E pensa che potrei andare negli Stati Uniti quando come voglio, perché però mio papà è non ce ne voglio a prendere un aereo, stare lì, io preferisco stare in Italia qua. E senti, mentre invece qui in Italia, ecco, località turistiche in Italia, no, soprattutto noi vediamo il Puglia, Sardegna, la Sicilia, ma tanto ecco, perché l'Italia è bella, l'Italia è sempre bella, l'Italia. Molti vanno all'estero e sanno cosa c'è in Italia. L'unico problema dell'Italia è che ti dico la parte mia è che è troppo cara. Sì. Che confronta una Spagna e una Grecia costa molto meno. Ma no, qui in Italia purtroppo scontiamo. E poi non sei capace di fare il turismo, non sei capace di fare l'Italia. Scontiamo i mali di una politica che non ha controllato l'applicazione dell'euro, moneta utile, moneta importante, fuori che, mentre invece in Francia, in Germania stessa, anche in Spagna, no? C'è stato un periodo di adattamento molto più lungo del passaggio dalla vecchia alla nuova moneta. Noi qui in tempo 6 mesi
il passaggio dalla lira all'euro e non siamo riusciti ad abituarci e c'è stato un aumento sconsiderato dei prezzi, lo sai. Poi anche i servizi, i servizi. Siamo il terzo mondo. Io vedo all'estero, ma il paese dove c'è in Grecia, uno sente che sono in crisi, ma in Grecia funziona tutto, traghetti, pullman. Ma pensa un po' alle potenzialità che ha, ad esempio, la Calabria. La Calabria. Due mari, no? Per non parlare della Sardegna. Sono dei posti meravigliosi che non siamo capaci di sfruttare bene. E si salvano la zona, diciamo, del Trentino, perché loro hanno, è il loro mestiere, quello. Il turismo è loro, l'hanno fatto diventare il loro mestiere. Quella zona lì. Anche perché lo Stato li ha coperti d'oro, di quelle regioni, per tenerle ancorate, insomma. Senti, per Natale cosa proporresti ai nostri? Abbiamo dei mercatini. I mercatini. C'è un mercatino molto importante, Largo Valentina, a Novi Ligure, fatto dagli alunni delle classi quinte della scuola Pascoli. Lì potete venire gratis. Tutti invitati. Invece i mercatini tuoi? In Italia, in Europa, da Bolzano, qui in Italia. In Germania avevo visto che... Berga e Stoccarda, ecco, ho visto, avevi un'offerta, sì, anche Stoccarda, sì, 400 da 199 euro, 499 euro, col volo. Due giorni, due giorni, è bellissimo, lo Stato, molto grande, cioè poi in Germania sono tipici, cioè se vuole vedere un bel mercatino vado in Germania. Va bene. Allora, Roberto, ti ringrazio per questa incursione simpatica. E dunque io andrò nei tuoi mercatini in Germania, però tu vieni nei miei in Largo Valentina 9. Ciao Roberto.